cominciamo. Chiedo scusa, solo devo chiedere una cosa al nostro carissimo Giulio. Un applauso per Giulio, un applauso per Cesare. Vorrei che fosse rivolto un caloroso applauso a Giulio Pezzi e Cesare Rosa. E un applauso anche a tutti quelli del Comitato Manifestazioni che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questa bellissima manifestazione. Perché veramente se lo meritano, se lo meritano dal profondo del cuore, veramente. Questo adesso sono tornato serio, veramente. Solo una cosa e poi sono da voi. Allora, verbale di apertura buste contenenti le votazioni dei carri categoria A e categoria B e gruppi allegorici del Carnevale 2009. L'anno 2009, a 19 del mese di febbraio, presso il mio studio in Vercelli, piazza Paietta 4, alle ore 10, io sottoscritto, avvocato Luigi Michelini, alla presenza della testimone, signora Eva Martinotti, in conformità a quanto previsto dal regolamento per il Carnevale 2009, ho proceduto all'apertura delle buste precedentemente depositate presso il mio studio. Scusate se mi sento mi fermo, ma è che mi arrivano i coriandoli sopra al verbale. Le buste, dicevo, contenenti le votazioni dei carri allegorici di categoria A e di categoria B. Dicevo, e dei gruppi mascherati. No, non riesco a dare un tono di serietà a questa cosa, è incredibile. Ho capito, ma non riesco a leggere. Così come espresse dai giurati Sabrina Campisi, Pietro Coco, Wilmer Donato, Maurizio Sacchi e Roberto Tricerri, relativamente alla sfilata del giorno 8 febbraio, nonché Antonio Fabiano, Claudio Minicucci, Katia Montini, Barbara Corniati e Lucia Petrizzi, relativamente alla sfilata del giorno 15 febbraio. In base alle risultanze emerse dall'esame delle schede contenute nelle buste, ho proceduto a stilare le seguenti classifiche. Allora cominciamo dai gruppi mascherati, mi astengo ovviamente dal dirvi i voti, vi dico solo l'ordine. Mi piace questo silenzio. Ecco. Allora, quarto classificato. Ragazzi. Anche i voti? Anche i voti. Va bene. Allora, quarto classificato con 167 voti, Ippicamola! Premia Roberto Saviolo. Ecco. Ma Ippicamola, non Viola! Vola! Ah. Ippicamola! Lui dice che è Ippicamola! Terzo classificato con voti 172, Ronsecco. Carolina Piccioni. Carolina. Secondo classificato con voti 197, Tesana. Suspense è relativa perché. Aspetta che dobbiamo consegnare ancora il premio. Ah, dobbiamo ancora consegnare il premio a Carolina Piccioni. Ronsecco. Mancava il terzo classificato Ronsecco, non me l'ero neanche accorto. Allora, procediamo al gruppo primo classificato con voti 250. Pezzana! Roberto Rosso!
che io finga, ma sono realmente emozionato ogni volta che devo leggere la classifica, perché è comunque un compito che mi fa onore. Io ringrazio il comitato, perché non rischio di prenderne le botte assolutamente. Io ringrazio il comitato che mi concede questo onore, perché leggere la classifica del Carnaval di Vercelli per me è un onore immenso. Grazie amici, grazie ancora. Carri allegorici di categoria B, terzo classificato con voti 332, terzo classificato Cecco, è la fabbrica del sorriso. Cecchi Politi, premio Cecchi Politi, vieni Cecchi. Bravo agli amici di Cecco, che tutti gli anni fanno sempre dei cari meravigliosi, si divertono e fanno divertire. Secondo classificato con 344 voti. Secondo classificato Concordia Cresce. Premia Gianni Marino, vicepresidente del Consiglio Comunale. Ecco il fante. Ecco Gianni Marino, vicepresidente del Consiglio Comunale, la foto anche per gli amici del Rione Concordia, il loro carnevale splendido. Loro puntano l'attenzione soprattutto sui bambini, siete sempre più meravigliosi, un anno dopo l'altro. Bravi, complimenti a voi dal profondo del cuore, veramente, non sono frasi di rito, veramente complimenti. E adesso con 389 voti al primo posto della categoria B li abbiamo già qui, il conte Casimiro del Gelso, la contessa del Giso del Mazzolo, quinto! È la prima volta che ti vedo piangere, ma queste sono comunque manifestazioni che vengono dal profondo dell'animo e sono cose belle da vedere. Con il conte Casimiro del Gelso, la contessa dal Giso del Nocciolo, per tutti il Sello e la Sella, per chi non lo sapesse ve lo dico io, il Sello e la Sella, e si baciano pure con i fotografi. Lasciamo baci e abbracci al conte e alla contessa del Castello di Quinto.